Una movida sempre più violenta all'Aquila, nell'ultimo mese almeno tre le risse tra giovanissimi in centro, ma anche sempre più persone che tornano a frequentarlo, quel centro storico, grazie anche alle tante iniziative messe in campo dal Comune dell'Aquila e nel fine settimana sono state diverse. Di qui l'esigenza di spingere sulla sicurezza e allora il sindaco Pierluigi Biondi nei prossimi giorni incontrerà il prefetto dell'Aquila Giuseppe Di Nardi per definire una strategia comune di attenzione e controllo del territorio. Intanto per avere i dati precisi di questi fenomeni e capire se rientrano pur nella loro intollerabilità dal punto di vista della convivenza civile, se rientrano in parametri fisiologici o se piuttosto ci sia stato un incremento dovuto anche a un maggior afflusso di gente in centro. Comunque la cronaca di questi giorni racconta di un controllo sempre puntuale ed efficace delle forze di polizia, delle forze dell'ordine. C'è stato un controllo interforze recentemente in cui sono state elevate sanzioni. Cercheremo di capire se ci sono degli strumenti migliori per poter garantire a tutte le persone, sono sempre più numerose, che si recano in centro, ma non soltanto, di vivere in sicurezza le loro giornate. Il tema è molto complesso e ci vuole flessibilità, ma ci serve anche una certa fermezza. Vanno riviste le regole del reciproco rispetto. Per questo motivo si agirà col prefetto e con le forze dell'ordine che saranno presenti, ma senza essere invasive. Bene fa il sindaco Biondi a confrontarsi con il prefetto e a chiedere assolutamente vigilanza. Vigilanza che va costruita forse per noi più per prevenire che per reprimere, ma sicuramente la sorveglianza non è nulla se non si abbina a politiche educative. I giovani all'Aquila hanno bisogno, che hanno voglia del centro storico, e questo si è visto nei venerdì per le famiglie, si è visto nelle serate, si è visto nel fatto che sono stati i ragazzi a darci l'indicazione che si voleva tornare in centro storico, sono stati i primi a riappropriarsi del centro storico. Quindi bisogna tornare nelle scuole a parlare di educazione civica, a parlare di rispetto delle regole, a parlare del grande lavoro che stiamo facendo. Stiamo rifondando una comunità, bisogna che i ragazzi siano i primi partecipi, i primi protagonisti. I ragazzi devono sapere che devono loro stessi costruire il loro essere sociale attraverso il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, tutti.